Ed ora la rubrica Mercoledì Sport. Buonasera e benvenuti al nostro Mercoledì Sport. Sono cominciate le coppe europee di calcio. Eccoci alla grande rassegna continentale a livello di club con al via 128 squadre. Il bilancio delle quattro squadre italiane partecipanti è abbastanza soddisfacente. Vediamo insieme il quadro della giornata. Non vi anticipiamo naturalmente il risultato della Juventus che in Coppa Campioni ha giocato a Glasgow contro il Celtic, perché tra poco vedrete il secondo tempo. In Coppa delle Coppe la Roma ha battuto gli irlandesi del Nord del Ballymena per 2-0, reti nel secondo tempo di Chierico e di Ancelotti. In Coppa UEFA, successo dell'Inter sulla Danospor per 3-1. I turchi sono andati in vantaggio all'undicesimo su rigore, poi nella ripresa l'Inter pareggiava con Serena, raddoppiava con Vini e metteva al sicuro il risultato con Altobelli allo scadere. Tra Napoli e Radnicki è finita in parità 2-2, per il Napoli hanno segnato Damiani su rigore e Musella. Vi mostreremo un servizio su questa partita. Ed ora possono partire le immagini del secondo tempo relativa alla partita di Glasgow, Coppa Campioni tra il Celtic e la Juventus. Commento è di Bruno Pizzulo. Signori d'ascolto, buonasera. È cominciato in questo istante il secondo tempo dell'incontro valido quale gara d'andata del primo turno di Coppa Campioni tra Celtic e Juventus. Si gioca al Parkhead di Glasgow, 0-0 dopo i primi 45 minuti di gioco. 70.000 presenti allo stadio di Glasgow. Primo tempo disputato abbastanza bene dalla Juventus, che è riuscita a non farsi imbottigliare all'indietro, anche se naturalmente gli scozzesi hanno segnato una certa supremazia territoriale. Da segnalare però che le due più ghiotte occasioni da gol sono capitate proprio ai giocatori juventini, questa sera in completa divisa blu. E precisamente al 22esimo, con un tiro dal limite a seguito di calcio di punizione di Tardelli, ben indirizzato nell'angolino basso alla destra del portiere Bonnar, che proprio con la punta delle dita è riuscito a mettere in angolo. Sull'angolo successivo Bettega ha avuto un buon pallone, l'ha giocato bene, ma la conclusione è terminata fuori di poco. Dal canto loro gli scozzesi sono andati pericolosamente alla conclusione soltanto con un colpo di testa del loro stopper McAdam, mentre vedete che ancora Zoff si accortoccia in presa su tiro di Provan. Vi do le formazioni delle squadre in campo, che sono quelle annunciate: la Juventus schiera Zoff, Gentile e Cabrini, Furino, Brio e Scirea, Marocchino, Tardelli, Bettega, Bredi e Bonini. Per quanto riguarda il Celtic, gioca con Bonnar in porta, McGrain, Reid, terzini esterni, Aitken e McAdam, difensori centrali. A centrocampo Sullivan, McLeod e Burns. Le punte sono Provan, Nicholas e McCluskey. Manca nelle file del Celtic il pericoloso McGervais, squalificato. Ma entriamo in cronaca diretta, mentre siamo al terzo minuto della ripresa. Il risultato, vi ripeto, è di 0-0. C'è un calcio di punizione a favore della Juventus. Da posizione analoga nel corso del primo tempo c'era stata la battuta corta di Bredi a favore di Tardelli, il cui tiro, come già vi ho ricordato, è stato ribattuto in angolo dal portiere Bonnar. L'arbitro della partita è il signor Korver della federazione olandese, che ha diretto con molta oculatezza e precisione nel corso del primo tempo. Ancora Bredi e Tardelli nei pressi del pallone e l'irlandese che prende la rincorsa ha ribattuto la sua conclusione. Insiste però la Juventus con Furino. Ecco il lancio a Bonini, che ha disputato un ottimo primo tempo. Bonini vince un rimpallo, scodella al centro, il colpo di testa però e di Aitken con palla in fallo laterale ancora a favore della Juventus. La partita di ritorno si disputerà fra 15 giorni allo stadio comunale di Torino. Ovvio che la Juventus abbia predisposto una gara di contenimento al Parkhead di Glasgow e per tutto il primo tempo la tattica è risultata fruttuosa. In particolare Trapattoni ha schierato con il numero 11 Bonini, che è un centrocampista con chiari intenti di copertura, e il biondo giocatore proveniente dal Cesena ha disputato un'ottima partita aiutando ora questo ora quello dei centrocampisti della Juventus, tra i quali Tardelli non è parso al meglio della condizione. D'altronde si sapeva che era reduce da un infortunio. Ecco Bettega intanto in azione, c'è uno scontro con un avversario, il gioco prosegue e in azione Sullivan per il Celtic.
Il tocco è per McGrain. Palla scodellata al centro e Scirea che risolve, poi c'è il colpo di testa di Furino, quindi Bonini. Fuori misura il suo passaggio stavolta e ancora Danny McGrain, il capitano del Celtic in azione. Ecco il suo tocco al centro, poi c'è una combinazione tra le due punte ed è il giocatore Nicolas che manda al centro, Scirea spedisce in angolo. Vedete Nicolas marcato da Gentile, mentre l'altra punta McCluskey è marcato da Brio. Molto temibile sulla carta si era rivelato Provan, che è stato marcato quasi sempre da Cabrini, perlomeno quando ha agito sul fronte destro dell'attacco del Celtic. Ora il gioco è momentaneamente sospeso perché c'è il capitano McGrain, infortunato, mentre vedete di scorcio la muraglia umana che si assieta sul Parkhead, vi ripeto, 70.000 persone presenti, gran tifo alla moda anglosassone con cori di incitamento. È proprio Provan che batte, poi McGrain che scodella al centro, il colpo di testa è di Brio, poi dal limite Sullivan, si accende una mischia furibonda ed è il giocatore della Juventus marocchino che tocca per ultimo mettendo in fallo laterale. Ecco Burns, uno dei migliori della sua squadra, il tocco è per Reed. Poi pallone controllato per Bettega che ritarda un po' il rilancio, rimedia Brio, ma ancora Burns in profondità su di lui è intervenuto in azione giudicata fallosa Bonini che viene ammonito. Nel corso del primo tempo era stato ammonito il libero del Celtic Aitken. Partita sempre su toni agonistici notevolissimi, spesso delle fiammate offensive impressionanti per determinazione da parte del Celtic, che però per la verità nel corso del primo tempo non è che sia andato al tiro con eccessiva pericolosità. Siamo sempre sullo 0-0 mentre si gioca il settimo minuto della ripresa. Sullivan indirizza verso Burns, intuisce le intenzioni dell'avversario Tardelli e dà a Brady. Ecco il lancio ancora verso Tardelli, al limite Tardelli, da Brady la cui conclusione termina sul fondo, ma c'è stata una deviazione, registriamo il terzo calcio d'angolo a favore della Juventus, mentre nel corso del primo tempo il Celtic ne ha battuti 5. Brady. Poi Marocchino che va direttamente alla conclusione, il tiro con lo specchio della porta molto ridotto e per di più non forte, è facilmente parato da Bonner. Sullivan. Sempre lo scozzese in azione, in combinazione con Burns che è stato il migliore della sua squadra nel corso del primo tempo. Burns è stato affidato alla guardia di Tardelli, al quale spesso dà manforte proprio Bonini. McGrain, Burns, ora è Bettega che si porta su Burns, palla spirata da McCluskey e terminata poi a fondo campo. Secondo l'arbitro però l'ultimo tocco è stato di un difensore della Juventus, ecco il motivo di questo calcio d'angolo a favore degli scozzesi del Celtic. È la prima volta che Celtic e Juventus si affrontano, ecco il colpo di testa di Furino, poi Bonini, vedete ancora, si disimpegna egregiamente, poi effettua il lancio su Marocchino che distende la sua ampia falcata. Sempre Marocchino che entra in area di rigore, in tackle scivolato su di lui, il terzino Reed che ha abbandonato la sua zona attraversando il campo ed andando a chiudere su Marocchino. Giocano naturalmente a zona in difesa i difensori del Celtic, con McGrain a presidiare la zona destra, Reed la sinistra e Aitken e McAdam quali difensori centrali. C'è un altro angolo a favore della Juventus, battuto e prova la conclusione al volo Cabrini, sbagliando però nettamente la mira. Sempre 0-0 mentre si gioca il decimo della ripresa al Parkhead di Glasgow tra Juventus e Celtic.
Burns. Ancora Burns dopo il tocco di Sullivan, quindi Reed. In zona morta il lancio, protegge il pallone Gentile, viene attaccato da Nicolas, ma la palla è terminata a fondo campo. Risposta tatticamente in modo sagace la Juventus, come vi ripeto nel corso del primo tempo è riuscita ad arginare con sufficiente autorità le folate offensive degli avversari, anche se per la verità a centrocampo il filtro talora non è stato adeguato. Cabrini, c'è da tenere presente che le condizioni di Tardelli non sono delle migliori sul piano fisico, risente di un infortunio partito domenica scorsa nella gara col Cesena, anche se la prestazione di Tardelli è stata tutto sommato positiva. Ecco il passaggio di Bettega allo stesso Tardelli, che prova ad andare via, viene fermato da McGrain, parte il contropiede del Celtic con questo lancio a favore di Provan, sul quale va a chiudere molto bene Scirea in fallo laterale. Undicesimo della ripresa, 0-0, termina a terra Nicolas sull'intervento di Gentile, ma non si tratta di fallo, poi ancora Gentile, quindi Bonini. La Juventus prova per la decima volta ad affrontare il torneo della Coppa dei Campioni, è giunta una volta anche in finale, come ricorderete, nel 72-73, quando giocò la finalissima a Belgrado contro l'Ajax, ma fu sconfitta per 1-0 con gol iniziale di testa di Repta. Ecco intanto il suggerimento per Sullivan, il quale dà il centro a McGrain, ha di fronte Furino, ancora Sullivan d'esterno su McCluskey, libera Furino, il colpo di testa di McAdam, Brady. Buono il lancio per Scirea, che si è sganciato tempestivamente. Ecco il tiro di Scirea, molto bene indirizzato, anche se forse non troppo forte, e la parata di Bonner. Rientra Scirea. Dodicesimo della ripresa, risultato di 0-0. Sullivan, McCluskey, Provan, angolo determinato da Furino. E ancora Provan a battere dalla bandierina, è uno dei due giocatori nazionali del Celtic, l'altro è il capitano McGrain. Ecco la battuta di Provan, molto lunga, c'è il colpo di testa di Aitken, disturbato da Bettega in azione di copertura, e la palla sul fondo. Il Celtic è la squadra guida assieme ai Rangers del calcio scozzese. Potrà meravigliare il fatto che due soli suoi giocatori militino nella nazionale, ma occorre tenere presente il fatto che moltissimi dei più bravi giocatori scozzesi militano nel campionato inglese, e ce n'è uno anche nel campionato italiano, Jordan, attualmente in forza al Milan. Brady, marocchino, Bettega, Furino. Prova spazio sulla destra il capitano, Brady, Tardelli verso Bonini, che ha un ottimo riflesso, salta un paio di avversari, poi da Furino, offside di Furino. Indubbiamente da sottolineare la buona prestazione del giocatore Bonini, debuttante in campo internazionale, che ha disimpegnato i compiti che gli sono stati affidati da Trapattoni con molta bravura. Ecco Burns, ancora un duello con Tardelli, stavolta il fallo è evidente da parte del giocatore scozzese, mentre Tardelli resta a terra dimostrando di risentire di una botta. Siamo giunti al tredicesimo della ripresa, risultato di 0-0. L'inquadratura è per Burns, è sicuramente uno dei migliori della sua squadra. Speriamo che non si tratti di nulla di grave per Tardelli, che come vi ripeto è reduce da un infortunio. Korver, però vedete, l'arbitro non concede un attimo di respiro, ordina a Tardelli di rialzarsi, cosa che il giocatore della Juve fa prontamente e si riprende. Siamo sempre sulla 0-0.
Meritata l'inquadratura all'arbitro Korver, che ha diretto veramente bene. Scirea. Burns. Il rinvio di Reed in fallo laterale. Ha toccato però un giocatore della Juventus. Nicholas McCluskey fuori. Alla rimessa Gentile. Trascorrono i minuti, siamo al quarto d'ora della ripresa, risultato di 0-0. Queste partite di Coppa naturalmente vanno interpretate nell'ottica del doppio confronto e pertanto il risultato di maturità, di parità fino a questo momento maturato, va benissimo alla Juventus, mentre osserviamo ancora Burns con un lancio su McCluskey, c'è il contrasto di brio, termina a terra lo scozzese, Korver ordina la punizione. Ancora l'omnipresente Burns, McCluskey, Nicholas McCluskey, ecco il suo traversone e la palla in calcio d'angolo. Non ha fatto vedere nulla di particolarmente interessante fino a questo momento il Celtic, se non la consueta aggressività e la grinta tipica delle squadre di scuola britannica. C'è il colpo di testa di Scirea e poi Brady, che viene disturbato al momento del rilancio da un avversario che è entrato a gamba tesa. Ecco il motivo del calcio di punizione prontamente fischiato da Cork. Zoff non è stato eccessivamente impegnato. Sedicesimo della ripresa, 0-0. Sullivan. Nicholas. Buon anticipo di Bonini, Tardelli, Scirea, Zoff. Come potete direttamente osservare, è raramente in affanno la difesa della Juventus. Azzeccate le marcature di Trapattoni. Nel corso del primo tempo, per la verità, la Juventus si affacciava più di frequente in avanti e con maggiore pericolosità di quanto non abbia fatto in questo scorcio della ripresa. Intanto vedete Burns che lavora il suo ennesimo pallone. Da Provan. Gentile, Brady. Finissimo palleggiatore l'irlandese. Tardelli. Ancora Brady. Mirano un po' le sue gambe i difensori del Celtic, che è agilissimo oltre che abile nel palleggio. Brady. Poi palla Cabrini da Tardelli, nuovamente Tardelli. Bettega, Tardelli. Furina. Tardelli. Si avvicina all'area, tira, ribattuta la sua conclusione. Sullivan prova il contropiede per il Celtic. McGrain. A terra ancora termina McCluskey, protesta nei confronti dell'arbitro, ma in effetti mi è parso di vedere che il suo capitombolo fosse determinato da una coordinazione precaria, mentre c'è uno scontro violento fra Reed e Furino e Furino viene ammonito. In ritardo sul pallone i due giocatori, hanno entrambi allungato la gamba, restano a terra infortunati. Korver ha giudicato più grave l'infrazione del giocatore della Juventus e lo ha ammonito. È il terzo giocatore della partita a finire sul taccuino dell'arbitro. La gara è stata giocata molto virilmente, da una parte e dall'altra ci sono stati degli scontri piuttosto rudi, ma non si è mai superato il limite della correttezza e della cavalleria. Zoppicando riprende posizione Furino, mentre Burns opera questo passaggio su Nicholas, braccato da Gentile, che lo ferma in fallo laterale. La rimessa dello stesso Burns.
per McCluskey. Cerca spazio McCluskey. Brio su di lui, in take scivolato lo ferma Marocchino. Non passa Marocchino, c'è questo break da parte degli scozzesi, pericolosissimo, e la palla viene spedita in angolo da Scirea. Scirea e Cabrini sono entrati contemporaneamente, ecco comunque l'angolo battuto, c'è la traversone al centro, l'uscita di Zoff, poi c'è la conclusione alta da parte di McLeod. Vedete McLeod con il numero 6, era uno dei giocatori definiti più pericolosi del Celtic, in effetti è un mastino, gran lavoratore del centrocampo, ma non è che sia molto raffinato sul piano della tecnica individuale. Siamo intorno al 20° della ripresa, risultato di 0-0, ancora uno stacco imperioso di McAdams, Burns, ecco McLeod, passaggio al centro viene intuito da Cabrini e da Brady, ancora un saggio di palleggio da parte di Brady, poi Cabrini ci si spinge un po' da una parte e un po' dall'altra, protesta Sullivan, l'arbitro concede la punizione a favore dei giocatori scozzesi, Brady non pare molto d'accordo. Comunque la punizione è già battuta. McLeod, Burns, Reed, Provan, suo traversone angolo procurato da Tardelli. 21° della ripresa, 0-0 il risultato, ennesimo tiro della bandierina degli scozzesi, McLeod che se ne incarica, palla fuori, la conclusione ribattuta, poi McLeod, c'è una deviazione, si tratta forse di autogol, il tiro è stato di McLeod e mi pare di aver visto a centro area una deviazione di un difensore, fatto sta che il pallone si è infilato nell'angolino opposto a quello sul quale si trovava piazzato Zoff, ecco che rivediamo, vedete che c'è una prima conclusione di Nicolas ribattuta, il pallone si avvia fuori area ed è McLeod che effettua il tiro, un tiro teso, Zoff è a terra ed è Furino che tocca col ginocchio e fa infilare il pallone dalla parte opposta, sfortunata deviazione da parte di Furino e Celtic in vantaggio per 1-0. Siamo al 22° della ripresa. Sulla conclusione di McLeod c'è stata la deviazione di Furino mentre Zoff era a terra proprio nei pressi del punto in cui stava arrivando il pallone. Intanto il gioco è stato nuovamente interrotto per un fallo di Sullivan, il giocatore che vedete inquadrato, ed è Scirea che si accinge a battere la punizione. Il Celtic è passato in vantaggio, come avete visto, su un'azione abbastanza fortuita, occasionale, anche se c'è da sottolineare che da qualche minuto stava producendo uno sforzo offensivo piuttosto notevole che la Juventus non riusciva a tamponare adeguatamente a centrocampo. Aitken, McAdam, Aitken, il bravissimo Burns, vedete che ha di fronte Tardelli ed è Tardelli che lo ferma, poi c'è il rilancio, McAdams, McGrain, bravissimo il capitano applaudito dal pubblico, sempre McGrain che deve vedersela con Furino, serie di dribbling, poi viene fermato da Brevi, Bettega, Bonini, esterno il passaggio su Marocchino, stringe la marcatura su di lui Reed, Marocchino che si porta il pallone in fallo laterale, la rimessa è di Reed verso McLeod, autore del tiro deviato che ha portato in vantaggio il Celtic.
Colpo di testa di Brio, quello di Burns, poi il recupero di Gentile, la palla data a Marocchino che va via in combinazione con Bettega, Bettega e Marocchino, possibilità del contropiede col passaggio per Marocchino, c'è fuori gioco ed è arrivato il fischio dell'arbitro prima ancora che Marocchino, disturbato da due avversari, provasse la conclusione. Vedete infatti che si riprende con un calcio fermo. Burns. Ancora Burns, serie di rimpalli, ha toccato Tardelli, ha recuperato McLeod, ha dato a Provan che gioca ora a sinistra per evitare la marcatura di Cabrini. Sullivan. Poi il tentativo di traversone fermato. Bettega. Il gioco non è molto preciso, è sempre piuttosto vivo sul piano agonistico perché ci sono delle marcature accese, ma né il Celtic né la Juventus riescono a produrre delle azioni sufficientemente armoniche. Ottimo questo intervento di Scirea. Bredi si libera bene del pallone dandolo a Cabrini. Bonini. Furino. Ecco il lancio di Furino per il buon colpo di testa di Bettega verso Bonini, arriva a chiudere in tempo Aitken, palla in faro laterale, rimessa di Bonini. Siamo al 26esimo della ripresa, il risultato è di 1-0 a favore del Celtic. Celtic che è passato in vantaggio sul tiro di McLeod, deviato da Furino. Marocchino. Marocchino stretto fra due avversari, tenta di andare via, Aitken che ha commesso il fallo, che il guardalinea ha segnalato al signor Corva. Viene a battere la punizione Gentile. Prova poi sulla respinta corta della difesa Marocchino, il suo tiro termina alto, si è avuta l'impressione di una deviazione, anche Marocchino ha accennato una protesta, l'arbitro però non concede l'angolo. Siamo sull'1-0 per il Celtic. Vi ricordo che si tratta della gara d'andata del primo turno di Coppa Campioni. Danny McGrail. Palla fuori. La rimessa è di Gentile per Scirea. Zoff. Da queste parti la Juventus ha ricordi poco piacevoli, 3 anni fa proprio in un'altra partita valida per il primo turno di Coppa Campioni, dopo aver vinto per 1-0 con l'altra squadra di Glasgow, i Rangers a Torino, fu battuta a Glasgow per 2-0 ed immediatamente estromessa. Questa volta il primo incontro si gioca in Scozia, il risultato è di 1-0 per gli scozzesi, la Juve ha il vantaggio della gara di ritorno tra 15 giorni. Reid. Burns, McCluskey, ha di fronte Brio, dal centro verso Nicolas, ancora McCluskey anticipato da Brio, Burns sul pallone, ha di fronte Bonini e Bonini lo attacca e lo ferma, poi lo stesso Burns disturba il rilancio di Bonini e la palla carambola a fondo campo. Inquadratura per Bonini, neoacquisto juventino, proviene dal Cesena, è praticamente il secondo straniero, se vogliamo dire così, della Juventus, essendo nato a San Marino, ma chiaramente sotto il profilo calcistico è italiano a tutti gli effetti. Zoff al rinvio, il colpo di testa di Bredi, il rilancio di McAdam, la palla che termina nella zona in cui opera Brio, ma in precedenza c'era stato un fallo di Nicolas. Da Scirea a Zoff. Quel lunghissimo rilancio con il nuovo colpo di testa di McAdam, fortissimo in acrobazia, secondo un costume molto diffuso nel calcio dell'area
anglosassone. I due difensori centrali sono molto alti, mentre osserviamo Burns in azione. Ecco il suo lancio d'esterno. Va McGray a trattenere la palla in campo, una prodezza da parte di McGray che vedete in scivolata, ha fermato il pallone, poi guadagna un angolo, il suo traversone ribattuto da Cabrini. L'aviatoria prestazione di McGray, il capitano, la bandiera del Celtic, che era stato colpito da attacco febbrile nei giorni scorsi. Osserviamo intanto Provan che batte dalla bandierina molto male direttamente sul fondo. Temevano gli scozzesi, in particolare il manager Billy McNeil, che McGray non potesse giocare, e invece la prestazione del capitano è stata esemplare sotto tutti i punti di vista. Intanto Trapattoni si prepara a mandare in campo Fanna e vedete che c'è un avvicendamento con Marocchino, quindi alla mezz'ora della ripresa entra in campo Fanna, giocatore dotato di buona velocità di base, di facilità di corsa, e egli potrebbe mettere a profitto la sua freschezza atletica rispetto agli avversari per qualche puntata in avanti. Manca meno di un quarto d'ora alla conclusione, la prima sostituzione della partita, il Celtic, vi ripeto, conduce per 1-0 sulla Juventus. Aitken, Furino viene fuori bene, lascia a Brady, ancora Brady, lungo lancio bellissimo verso Fanna, millimetrico lancio di Brady verso Fanna che è scattato bene ma non è riuscito a controllare. McGray, McCluskey, poi Sullivan, Nicholas, Provan, fallo di Furino. ...32 minuti di gioco nel corso del secondo tempo. Ecco, a sorpresa ha battuto la punizione Provan, McGrain ha sparato verso la porta ma c'è stata una provvidenziale deviazione della difesa. Brady intanto dà ancora a Fanna, inseguito da McGrain. Fanna punta l'avversario, effettua il traversone, McGrain mette in angolo. La serata è abbastanza fredda, i tifosi hanno naturalmente ripreso ad incoraggiare a gran voce il Celtic dopo che lo stesso è passato in vantaggio. Intanto Fanna viene fermato da Sullivan senza che l'arbitro intervenga. Furino, Brady, Cabrini, Bonini, poi ancora Bonini, allarga il pallone credendo di trovare pronto all'inserimento qualche compagno. Nessuno si avvede delle intenzioni del biondo centrocampista della Juventus e l'azione sfuma. Reed, Burns, ancora Burns, che è stato l'autentico trascinatore della squadra, lo tocca a Brady, vola il giocatore scozzese. Comunque la punizione c'è, già battuta, e ancora Burns in possesso di palla. McCluskey, sempre McCluskey, due avversari su di lui e Brio che effettua il disimpegno, ma c'è stato fallo da parte di McCluskey. E Scirea che si accinge a battere la punizione. Direi che la Juventus ha disputato una partita molto ben preparata sul piano tattico. Forse c'è qualche appunto da muovere al centrocampo, che è stato buono in fase di costruzione ma non sempre adeguatamente pronto a fare il cosiddetto filtro a protezione della difesa. In effetti qualche giocatore ha potuto, nelle file degli scozzesi,
giocare a proprio piacimento, e molto pericolosi anche questi frequentissimi inserimenti di McGrain, che viene ancora in avanti e viene messo a terra da Scirea con conseguente calcio di punizione. La palla Sullivan, il passaggio per McGrain, ecco il traversone, Zoff in presa. Non ha dovuto fare delle parate determinanti Zoff, e in occasione del gol, come avete avuto l'opportunità di vedere, è stato praticamente messo fuori causa da una sfortunata deviazione. Di McLeod del colpo di testa, di Provan l'impostazione, di Burns la prosecuzione. Dal centro Burns, il suo passaggio però viene intercettato da Scirea. Molto buona la sua prestazione, ecco il suggerimento per Fanna. Il traversone di Fanna troppo basso, non è riuscito a scavalcare McAdams per un eventuale servizio a favore di Detten. Burns, inesauribile. McCleskey, il servizio è per Nicolas, riesce a liberarsi, si gira e tira, ma la conclusione non è difficile per Zoff. Poco più di 10 minuti alla conclusione della partita, il risultato è fissato sull'1-0 a favore del Celtic nei confronti della Juventus, una Juventus che si è fatta ancor più guardinga. Nel corso del primo tempo i bianconeri erano apparsi un po' più intraprendenti anche in avanti, naturalmente non sempre si può parlare di una volontaria scelta tattica, una squadra spesso è costretta a subire l'iniziativa degli avversari. In effetti il Celtic è meglio preparato sul piano fisico rispetto alla Juventus, ha una ventina di giorni di preparazione in più, è alla terza giornata del campionato e guida la classifica a punteggio pieno con 6 punti appunto in 3 partite. Il nostro campionato è cominciato appena domenica scorsa, la Juventus ha avuto un esordio molto felice battendo il Cesena con largo punteggio. Intanto osserviamo Bettega, Fanna, palla che termina fuori, e McGrain che si incarica della rimessa direttamente al portiere Bonn. Reed, Proven, Burns, in lotta con Bonini, a terra Burns, punizione. Batte Proven, brio, e poi McCluskey che termina a terra, protesta il pubblico, ma in effetti mi è parso di vedere l'intervento di Brio un po' goffo se vogliamo, ma non falloso, e anche l'arbitro, avete visto, Corver ha mimato efficacemente il fatto che McCluskey abbia fatto, come suol dirsi, conto. Questo è un intervento arbitrale, quindi semplice rimessa da fondo campo, risultato 1-0 a meno di 10 minuti dalla conclusione a favore del Celtic. Furino, McLeod ha commesso fallo su di lui, e Scirea che è pronto a battere la punizione. La partita è un po' scaduta sul piano anche del ritmo, c'è da tenere presente che si è giocato con molta determinazione agonistica, mentre Gentile effettua direttamente il passaggio a Zoff, e lo stesso Zoff pare assai poco convinto dalla decisione del compagno. Aitken, Tardelli, Brio, Tardelli, Bonini, Tardelli, Gentile, McGrain, Sullivan, molto bello il colpo di tacco per McGrain. McLeod,
ancora McGrain, Sullivan, McGrain, McCluskey, cerca di liberarsi, passaggio per Sullivan che dà ancora a Provan, ecco il traversone di Provan, c'è il colpo di testa di Scirea, poi una serie di ribattute, palla pericolosamente in area di rigore, ancora Scirea, poi Bettega. Fanna che ha avuto un felice dribbling. E poi viene fermato da McAdam in fallo laterale. 7 minuti alla conclusione della partita, il risultato vede la Juventus sotto di un gol. Fanna, Burns, Bonini, Tardelli, Bredi, Bonini, Fanna, sbaglia il tocco, Burns, prodezza stilistica di Burns che è un giocatore davvero molto molto buono, e Brio ferma il, per la verità, deludente McCluskey. C'era stato qualche timore alla vigilia per la marcatura di Brio, che è un giocatore molto alto, aitante nei confronti di McCluskey, che era stato definito guizzante e veloce, ma Brio ha disimpegnato ottimamente il suo compito. Tardelli, Bredi, Scirea, Bonini, Bettega, Bredi, Furino. D'esterno il lancio di Furino, ribattuto, prova ancora una sortita in avanti, il Celtic viene fermato da Furino, poi il lancio è a Fanna, effettuato da Bonini, ancora al centro il passaggio di Fanna, il recupero è stato di McLeod e ora è Burns che porta il suo ennesimo pallone nella metà campo della Juventus. È fiancheggiato da McLeod, il passaggio avviene però a favore di McGrain, anch'egli gran lavoratore. Ecco il capitano che cede ancora a Burns. Provan, chiude Tardelli, il traversone è pericoloso, Zoff blocca. Meno di 5 minuti alla conclusione della partita. Indubbiamente la Juventus può recriminare sul modo non limpidissimo con il quale il Celtic è passato in vantaggio, tuttavia c'è da sottolineare il fatto che l'iniziativa è rimasta quasi costantemente nelle mani degli scozzesi, i quali non è che abbiano fatto vedere delle cose trascendentali, ma si sa che in queste occasioni, a furia di provare e riprovare, prima o poi il golletto finisce per scapparci. La Juventus è passata abbastanza ben sistemata sul campo, è stata molto pericolosa in alcune sortite in contropiede nel corso del primo tempo, nella ripresa si è vista molto meno in azione offensiva, ha badato soprattutto a difendersi, ha subito il gol, non ha perso la calma, ha evitato quell'1-2 che avrebbe potuto essere pericolosissimo e ora sta difendendosi ancora nella fase finale della partita. Ecco Sullivan che ha effettuato il traversone, poi è Gentile che mette in palla laterale evitando l'intervento di Nicolas. Sullivan effettua la rimessa, lancio lungo, ancora di Gentile il colpo di testa, poi Nicolas, poi Tardelli, Bredi, intervento a gamba tesa, l'arbitro lascia proseguire stavolta, McGrain converge al centro, il passaggio per Sullivan che tenta direttamente la conclusione sul fondo. Bredi intanto è rimasto leggermente contuso in occasione dell'intervento a gamba tesa portato da McGrain che l'arbitro non ha rilevato, una delle pochissime sbavature in una direzione da considerare senz'altro buona. Bettega riesce a colpire di testa, c'è lo scatto di Fanna, anticipato però da McAdam che tocca l'indietro, non può evitare l'angolo Bonnar. La bandierina batte Fanna,
Ecco il pallone che spiove in area, sfiorato da McAdam, poi è Cabrini che prova la conclusione ma col suo piede sbagliato, il destro va alla caccia ancora del pallone, tre avversari lo fermano. Brady, ottima traversone di Brady, il lungo McAdam colpisce di testa e McGrain dà respiro alla propria difesa mettendo in fallo laterale. C'è un buon finale della Juventus. Manca un minuto e mezzo circa alla conclusione della partita, il risultato è ancora di 1-0 a favore del Celtic, perde palla Bonini ad opera di McLeod, lo strattona, c'è calcio di punizione a favore del Celtic. Provan, Sullivan, palla che sta avviandosi direttamente a fondo campo, nulla di fatto nemmeno in questa occasione, sono palesemente stanchi i giocatori in campo, anche quelli del Celtic che del resto hanno condotto la partita su ritmi piuttosto elevati per una buona ora di gioco, poi della fase finale sono calati notevolmente anch'essi. In sostanza, mentre sta per scadere il tempo regolamentare, si può dire che la Juventus esce abbastanza bene da questa trasferta temutissima in terra di Scozia. Non è detto che l'impegno della gara di ritorno debba risolversi in modo elementare per la Juventus, che certamente dovrà lottare contro questo Celtic che non è in possesso di armi straordinarie. Osserviamo però un bel inserimento da parte del suo giocatore migliore Burns, fermato in fallo laterale da Scirea. Vi dicevo che non è che sia una squadra fortissima questo Celtic, almeno a giudicare da quel che ha fatto vedere stasera, ma certamente è ben preparata sul piano fisico e pertanto è sempre difficile poterne venire a capo. Brady intanto riceve la sua porzione d'applausi con un preziosismo stilistico in fase di palleggio da Bonini, da questi a Tardelli, Bonini, ancora Bonini, Brady, Tardelli, Fanna, Melina della Juventus, Furino. Siamo ormai oltre il 90° minuto regolamentare, evidentemente il signor Corver fa osservare qualche attimo di recupero, Scirea porta a spasso il pallone, poi lo cede a Zoff. Avanti, avanti, dice il signor Corver, non è che ci siano state delle grosse interruzioni, però l'arbitro olandese molto preciso decide di far proseguire ancora per un po' la partita ed ecco che in questo istante fischia la fine. Dunque al Parkhead di Glasgow il Celtic ha battuto la Juventus per 1-0 nel corso della prima partita, gara d'andata per il primo turno di Coppa dei Campioni. Il gol al 21° del secondo tempo su tiro di McLeod deviato da Furino, 1-0 dunque per il Celtic, la Juventus ha la possibilità di rifarsi nella gara di ritorno. Grazie per l'attenzione e buonasera. Bene, abbiamo visto la partita di Glasgow con la vittoria degli scozzesi per 1-0, del resto i bianconeri aspettava il compito più difficile in questa prima giornata rispetto alle altre squadre italiane impegnate nelle tre coppe. Vi ricordo i risultati delle squadre italiane, la Roma ha vinto a Ballimena per 2-0 nella Coppa delle Coppe, mentre in Coppa UEFA vittoria dell'Inter per 3-1 ad Adana Sport, mentre in Napoli, pur giocando bene, ha pareggiato in casa con il Radnicki 2-2. Ma vediamo i risultati, il quadro completo della giornata calcistica, cominciando dalla Coppa dei Campioni. Ecco i primi risultati. L'Anderlecht ha battuto per 4-1 il Widzew Łódź. La Stella Rossa ha superato per 2-1 l'Hibernians, squadra di Malta. Mentre i detentori della Coppa dei Campioni, il Liverpool, ha battuto per 1-0 l'Oulun, squadra finlandese, l'1-0 della Dinamo Kiev con il Trabzonspor. Il KB Copenaghen ha pareggiato con l'Athlone Town 1-1. CSKA batte Real Sociedad 1-0. Università Craiova batte Olympiacos 3-0.
Ferencváros batte Banik Ostrava 3-2, il Bayern ha battuto l'Östers, squadra svedese, per 1-0, successo esterno anche della Z67, gli olandesi hanno superato i norvegesi dello Start per 3-1, pareggio tra il Progre e il Glentoran dell'Irlanda del Nord 1-1, Dinamo Berlino batte Zurigo 2-0, Austria-Vienna batte Partizan Tirana 3-1, il 5-0 dell'Aston Villa agli islandesi del Valur. Vediamo insieme ora la Coppa delle Coppe. Kofka Bastia 0-0. Dinamo Tbilisi, detentori del torneo, hanno superato per 2-0 gli austriaci del Grazer. Valaregen batte Legia Varsavia 2-1. Rostov batte Ankaragugu 3-0. Palimni batte Vajas 1-0. Eintracht Francoforte, PAOK 2-0, Dukla Praga, Rangers Glasgow 3-0, Vejle e Porto 2-1. Ecco la, un po' la sorpresa nella Coppa delle Coppe della giornata, successo esterno del Tottenham in Olanda sul campo dell'Ajax per 3-1. Poi c'è la vittoria del Frem sul Dundalk per 2-1, stesso risultato del Losanna sul Kalmar e vittoria in trasferta del Lokomotiv Lipsia in Galles con lo Swansea. Visti questi risultati, ora colleghiamoci con Napoli per questo pareggio 2-2. Vedo già Luigi Necco dietro di me. 2-2 per Napoli Radnicki. Allora Necco, com'è stata questa partita? Beh, dopo un anno, sai, per il Napoli è stato un duro impatto con l'Europa. È stata una bella partita. Nel primo tempo il Napoli ha avuto 11 occasioni da gol, non le ha avute, le ha conquistate, come vedremo dalle immagini che adesso il regista Ciampa ci manda, e purtroppo ha trovato sulla sua strada una squadra decisa a difendersi e un portiere che, per quanto nemmeno tanto stimato dalla sua squadra, si è rivelato eccezionale, questo Stevanovic. Eccoci al 13° del primo tempo, quando Palanca ha tentato di battere il portiere, ma è stato stroncato, diciamo, sul nascere di questa sua bella giornata. Palanca ha giocato molto bene. Ecco ancora un'occasione, questa volta di Musella, e un salvataggio in corner da parte della squadra jugoslava. Qui, per un fallo di mano di Musella su un angolo battuto da Palanca, l'arbitro rimette in gioco una palla che poteva diventare già gol per il Napoli. Ed eccoci ad una rimessa laterale e ad una azione, una delle rarissime azioni del primo tempo degli jugoslavi, con Aleksejic che, come vedete, viene controllato abbastanza bene da Bruscolotti e dagli altri. E qui siamo ancora nel primo tempo. Palanca, calcio d'angolo, il portiere tira fuori dalla porta il pallone, ma batte contro il montante, si riavrà dopo poco. Secondo tempo, lungo lancio di Musella per Pellegrini, miracolosa parata di Stevanovic, angolo ancora battuto da Palanca, che di qui a qualche minuto uscirà sostituito da Damiani, ed ecco un primo segno delle debolezze della difesa del Napoli. Kroll che pasticcia con Castellini e con Bruscolotti su una pericolosa incursione jugoslava. E siamo sempre nel primo tempo al 25°, come vedete, sul lungo lancio di Musella Pellegrini poteva battere, ma il portiere lo ha trattenuto. Rigore decretato dall'arbitro Courtney, realizza Damiani. Gli abbiamo ricordato che era uscito Palanca sostituito da Damiani. Gli jugoslavi però non si fermano e rivanno all'attacco. In fondo per loro qualunque gol segnato potrebbe valere il doppio in caso di pareggio, e difatti il pareggio eccolo. Su un errore della difesa, Kroll e Ferrario, soprattutto una svirgolata Sbilenka, ha segnato Stojilovic due minuti dopo il gol del Napoli, il pareggio del Jugoslavia, del Radnicki popolare, cioè del lavoratore. Ed ecco, sull'azione isolata di Aleksejevic, il secondo gol jugoslavo. I napoletani però non si perdono di coraggio. Su una punizione a due in area, Musella sorprende ancora il portiere Stevanovic, e al 45° e 30 secondi potrebbero ancora passare in vantaggio i napoletani su questo lungo cross di Damiani per Marini, che purtroppo lancia al lato. Cosa bisogna dire? Bisogna dire che il Napoli è andato sempre all'attacco, però agli jugoslavi sono bastate due azioni in contropiedi per segnare. Che cosa vuol dire per il Napoli tutto questo? Vuol dire che il rientro in un calcio europeo, combattuto sia pure da così quasi dilettanti, è un tantino più impervio di un campionato che forse manterrà per il Napoli sorprese più dolci. Ad ogni modo, il 30 il Napoli in Jugoslavia dovrà vincere o pareggiare per 3-3. Buonasera. Bene, vediamo i risultati della Coppa UEFA. Boavista batte Atletico Madrid 4-1. Ecco il tabellone.
Rapid Vienna Videoton 2-2, Dinamo Tirana Carl Zeiss Jena 1-0, Tatabania Real Madrid 2-1, Aris Salonicco batte Sliema 4-0, vittoria in trasferta della Dinamo Dresda sul campo dello Zenit di Leningrado per 2-1, Spartak Mosca Bruges 3-1, Dinamo Bucarest, Levski Spartak Sofia 3-0, l'Eindhoven ha battuto l'Asfed, squadra danese, per 7-0, Malmo Wisla Cracovia 2-0, successo dell'Utrecht sul campo dell'Amburgo per 1-0. Poi c'è un altro successo esterno della squadra inglese dell'Arsenal, Panathinaikos per 2-0. Poi c'è il Kaiserlautern che ha battuto l'Academic Sofia per 1-0. Il Southampton è andato a vincere 3-0 sul campo del Limerick, mentre successo in trasferta anche del Winterslag, squadra belga, sul campo dei norvegesi del Brin. IFK Gothenburg batte AK 3-2, quindi Sturm Graz e CSKA Mosca 1-0. Beveren batte Linfield 3-0. Magdeburgo batte Borussia Mönchengladbach 3-1, successo veramente sonante questo. Hajduk batte Stoccarda 3-1, squadre tedesche non sono andate molto bene. Poi c'è il successo del Dundee per 5-2 a Monaco e quindi la grande sorpresa della giornata in questa Coppa UEFA del pareggio tra l'Ipswich, squadra detentrice della Coppa UEFA, e della Scozzetti dell'Aberdeen per 1-1. Ecco, vi abbiamo dato un po' il quadro completo di questa giornata calcistica delle tre coppe europee. Ora proseguiamo il nostro mercoledì sport facendovi vedere un servizio di ciclismo. Si è svolta stasera a Pordenone una riunione su pista alla quale hanno partecipato. Ma vedo che Petrucci mi manda le immagini della partita della Roma. Evidentemente via satellite stanno arrivando in questo momento. La Roma, sapete, ha vinto per 2-0 il Ballimena con rete di Chierico e di Ancelotti. È stata una partita difficile per Roma, si giocava su un campo abbastanza ridotto, 10.000 gli spettatori. Vedete, queste sono le prime immagini che ci giungono dalla Gran Bretagna su questa partita. Leggo qualche notizia su questa partita che potete vedere domani pomeriggio sul TG3. È stata una partita che Lidom ha giocato un po' d'astuzia, di tattica. Sapete, aveva detto alla vigilia di escludere Di Bartolomeo e Turone. Ebbene, il capitano non ha partecipato a questa vittoria, invece Turone è stato messo in campo. I romanisti, dice l'agenzia, sono riusciti a trattenere le loro sfuriate delle squadre dell'Irlanda del Nord. Andano in ripresa con gli ospiti in cattedra, magistralmente guidati da Falcao e Ancelotti. Chierico ha festeggiato il suo esordio in Coppa con un bellissimo gol. Queste sono veramente le prime immagini di questa partita della vittoria della Roma a Ballimena in Coppa delle Coppe per 2-0. Un fatto abbastanza curioso che all'ultimo momento è stato cambiato l'arbitro, è stato sostituito Corrat, designato a dirigere l'incontro, è stato sostituito dal connazionale Vautreau perché è colpito dall'improvvisa morte della moglie. Ecco, queste sono le immagini che potete vedere domani sul TG3, la partita vittoriosa della Roma sulla Ballimena. Detto questo, stavo dicendo del ciclismo, vediamo anche notizie, non abbiamo potuto avere immagini dell'Inter, un Inter che ha battuto in Coppa UEFA la Adana Spor per 3-1, i turchi sono andati in vantaggio su rigore all'11° con Özer, gli interisti un po' contratti all'inizio, poi hanno preso le misure, hanno iniziative anche dilagato nella ripresa, pareggio è stato di Serena sul passaggio di Altobelli, poi ha segnato Beni il raddoppio con un colpo di testa e quindi quasi allo scadere della partita Altobelli ha portato i gol dell'Inter, Inter che praticamente si è qualificata come la Roma al secondo turno. A questo punto si può passare all'immagine del ciclismo. A Pordenone si è svolta, dicevo, un'importante riunione di ciclismo su pista alla quale hanno preso parte i big del pedale, Moser Saronni. Ecco, già vedo le immagini con Adriano De Zerbi. Il velodromo Bottecchia di Pordenone ospita un'altra riunione importante, una riunione che vede allineati al via tutti i big del ciclismo nazionale. In questo omnium vediamo schierati Moser, Argentin, Contini, Saronni, Baronchelli e Battaglin. Ecco che Nino Recalcati dà il via a questa che è indubbiamente la più spettacolare delle prove,
vale a dire l'eliminazione. Viene eliminato il corridore che transita per ultimo sulla linea del traguardo. Un eliminato ogni due giri. Ripetiamo, i partecipanti a questa prova sono Moser, campione italiano su strada e nell'inseguimento, lo vediamo a punta in prima posizione, mentre ora la maglia rosa di Battaglin passa al comando, Battaglin che in questa stagione ha vinto il Giro di Spagna e il Giro d'Italia. Saronni ha totalizzato complessivamente 23 vittorie in questa stagione, Baronchelli 6, tra le quali il Giro della Toscana, il Giro dell'Appennino e il Giro delle Puglie, 7 vittorie per Contini, tra le quali il Giro della Germania, i Paesi Baschi e una tappa della Parigi-Nizza. Argentin si è aggiudicato 2 tappe al Giro d'Italia, oltre al Gran Premio Industria e Commercio. Ecco Moser in testa al gruppo con Battaglin nella sua scia. Vediamo che si è rialzato Baronchelli ed è infatti Baronchelli il primo eliminato. Ripetiamo, un corridore eliminato ogni due tornate. E questa è una delle gare più spettacolari. Vediamo nell'ordine Battaglin, poi Contini in terza posizione, Saronni, poi Moser e Argentina. Argentina. Questa gara si conclude con un testa a testa, con uno sprint tra Saronni e Moser. Saronni in prima posizione. Mentre vedete ancora in pista Contini. Eccoci alla conclusione dell'eliminazione con questo sprint fra Saronni e Moser. Scatta ancora Saronni, eccoli in rettilineo finale, Saronni è in testa e ora aspettiamo il responso del giudice ed è Saronni che ha tagliato per primo la linea del traguardo. Allora primo Saronni, secondo Moser, terzo Contini, quarto Argentin, quinto Battaglin, sesto Baronchelli. Questo è l'ordine d'arrivo di questa eliminazione degli assi. Con questa immagine concludiamo la nostra telecronaca da Pordenone. Gentili signore e signori, buonanotte. Bene, abbiamo così concluso il nostro mercoledì sport. Vi ricordiamo che tra qualche ora a Las Vegas si svolgerà il mondiale per la riunificazione dei pesi welter tra i due classi fuoriclasse americani, Ray Sugar Leonard, campione WBC, e Thomas Hearns, campione WBA. Il TG1 trasmetterà l'incontro, un incontro che muove un giro d'affari di 60 miliardi di lire, domani alle 14 circa per replicarlo alle ore 23. In conclusione ricordiamo, prima giornata delle Coppe Europee, sconfitta la Juventus a Glasgow in Coppa Campione per 1-0, vittoria della Roma e dell'Inter nella Coppa delle Coppe Coppa UEFA, ha pareggiato il Napoli con il Rannicchi. Grazie per l'ascolto, vi lascio alle notizie del telegiornale.